Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno. Buongiorno, Miami Eloidi. Stiamo ritornando nella bastardata più assurda della storia. Per rinfrescarvi la memoria, vi dico che un ascoltatore di nome Leonardo ha contattato l'odia baresi Marco Dona per chiedergli se fosse possibile diventare amici. Non amici di social, come di solito la gente comune intende, ma bravo, veri amici, come, che ne so, come Luca Alba e Marco Mazzoli, come Fabio e Wender, come Herbert e Divo. E ci siamo capiti, no? Comunque chi meglio di quei due pazzi squinternati, infami, grandissimi figli di Pudi Alan e Dona, potevano pensare di mettere a pagamento un servizio che desse la possibilità di diventare amici? Sentiamo cosa gli hanno fatto fare oggi per rafforzare questa amicizia a pagamento. Pronto? Sì, pronto, salve, sono Gustavo, mi occupo del dottor Dona. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a lei, salve. Allora, noi abbiamo riscontrato dei problemi sulla linea telefonica. Praticamente non riesce a chiamarla il signor Marco Dona. Come? Ha provato anche la mattina per fargli la sveglia del buongiorno. Ma non ha risposto. No, ti sto sentendo. La sto sentendo, mi deve dare dell'eco cortesemente, però un po' di rispetto. Lei la sto sentendo. Mi sta prendendo in giro, scusi? No. Allora, se si può mettere in un luogo dove posso sentire solo lei, ho bisogno di fare alcuni test al telefono. Sì. Ok, perfetto. Allora lo deve appoggiare per terra? Ah, no. Sì. Ma sì, no, è appoggiato per terra? No. Mi sente? Sì. Ah, sento, ok. La parola d'ordine forte: sono un ricottaro di merda. Ah, no. Sono un ricottaro di merda. Sì. Allora non si sente bene. Lei è vicino al microfono, quindi crea dei conflitti con la voce, lo capisce? È per quello che il signor Dona non riesce a chiamarla. A quant'è la batteria, scusi? Sono un po' a metà di batteria. Sono un po' a metà. Allora risposti il telefono, lo metta su un tavolo più lontano e gridi: pelandrone di merda. Sono un pelandrone di merda. Sì, dovrebbe esserci dei conflitti. Però vabbè, comunque adesso le passo il signor Dona, così le saluta e le parla. Io mi raccomando, mi può fare una cortesia? Sì. Appena lo sente, siccome è molto, oggi è molto arrabbiato, siccome ha dovuto picchiare dei Niger che ha trovato in mezzo alla strada, che davano fastidio alla sua famiglia, appena risponde dice, a lui può dare del tuo, le dice: Marco, io ti amo. Okay. Glielo passo, attenda il segnale, al segnale la parola d'ordine, per favore. Ma che segnale è? Sono un ricottatore di merda. Pronto? Merda. Ti amo. Ti amo. No. Ti amo. Aspetta, che sono incazzato nero, porco. Oh madonna. Sto cazzo di nigeriano che mi ha fatto. Come cazzo ti sei permesso, infame? Ma io non ho fatto niente, eh? Sei pronto? Sì. Pronto, salve. Cos'è successo, scusi? Che cavolo ne so, quello che parlava in questa maniera così, capito come parlava? Ma scusi, allora secondo me se lei è razzista a noi non interessa, io le sto dicendo, ha parlato col signor Marco, l'ha fatto tranquillizzare che è molto nervoso? Sì, io ho detto ti amo. E lui cosa ha risposto? È che c'aveva un culo lì che vuole. Che lo sono un cavalibato. Lei, ogni frase che finisce al Dona adesso che parla, tipo lei, sì, come stai? Alla fine deve mettere sempre un ti amo. Come ma stai? No, ti dai. Amo. Lui ma così no. Si calma, se no non si calma. Ogni frase. Se ne manca una, però, poi dopo succede il casino. Io glielo dico, signor Leonardo, non perdiamo questa opportunità di parlare sempre con suo idolo, ok? Capito. Al mio beep, mi raccomando, la parola d'ordine. Ok. Sono un ricottatore di merda. Pronto? Come stai? Ti amo. Tutto a posto. No. Tutto a posto. Ti sento abbastanza amichevole. Mi sta rilassando facendo così. Perché ha sentito il tuo agente? Mio sì. Gustavo? Sì. Hai capito? Ma sento che non stai facendo le parole giuste qua, eh? Quando mi arrabbio devi chiudere le frasi, devi chiudere sempre con ti amo, sennò mi girano i coglioni qua, capito? Sì. Cosa mi stavi dicendo? Mi sto dicendo che ti amo. Ah, ok, sto a posto. Come è andata la giornata? Bene, bene. Bene. E poi? Ti amo. Ah, ok, allora va bene. Sei a scuola oggi? Sì, ti amo. Hai già pranzato?
Sì, ti amo. Mi sto tranquillizzando, guarda. Ti ringrazio, Leo, perché veramente mi fai sentire una persona un po' più buona. Figurati, ti amo. Ma guarda, sei veramente una persona meravigliosa. Ascolta una cosa. Ho avuto io una riunione praticamente ieri sera. Ti amo. Bravo. Con Gustavo. E praticamente abbiamo avuto questa idea di cancellarti il costo del servizio. Ti amo. Bravo, essendo quindi questo qua appunto l'esordio di questo servizio, no? Il Donafon. Bravo, tu non pagare niente. Ti amo. E pensavamo appunto di concordare con te addirittura la cena. Ti amo. Quindi sicuramente per la fine di questo servizio, che dura un mese, sì, ti amo, organizzeremo questa cena insieme. Se tu sei d'accordo, offriamo noi. Io sono d'accordo, ti amo. Ti amo. Uè, ti amo a chi? A me piace la figa, infame. Allora sto culattone, oh.